ringrazio sia il Presidente della Provincia che l'Assessore che a conoscenza di questo, di questi fondi le hanno messe a disposizione per questa opera che a mio avviso è strategica e importante. Ringrazio in qual maniera il consigliere Parrocini e il consigliere regionale Rodolfo Gilli che hanno provocato con il loro emendamento il bilancio di un anno e mezzo fa un fondo di 500.000 euro e così siamo riusciti a mettere circa un milione della provincia e 500.000 insieme per fare questo sovrappasso che era stato progettato dall'ingegnere Lorenzo Piacentini in tempi passati, l'abbiamo preso dal cassetto e lo abbiamo utilizzato, rivitalizzato. Cappello fatto, diamo l'architetto Gai, l'ingegnere tecnico, credo che sia opportuno che sia qui. Allora, io ho preparato, cioè questi sono gli elaborati che trovate anche sul cartello di cantiere, che indicano un po' nel dettaglio che cosa stiamo realizzando. Mi sembra interessante qui visualizzare quello che il sindaco diceva, cioè il fatto che stiamo facendo una connessione che impedisce al traffico che viene da Teverin di entrare dentro Viterbo e poi riandare sulla Cassia. Questa connessione in pratica era realizzata, come vedete, fino a lì e poi dall'altra parte sul Poggino mancava un collegamento che è quello che stiamo realizzando. Questo è una parte di stralcio che poi dovrebbe completare il collegamento per andare sulla Cassia con un sistema che evita un collegamento a raso e sostanzialmente prevede la realizzazione di due sovrappassi, uno per la ferrovia e uno sulla strada Mamma Gialla. Qui noi siamo, la strada Mamma Gialla che passa lì tra quei due scavi e poi la ferrovia passa di là, vedete soltanto il primo scavo e dall'altra parte ci sarà l'altro. Sostanzialmente noi siamo qui e quindi questa è l'opera che si sta cominciando a realizzare. C'è l'accordo con le ferrovie dettagliato per la realizzazione di due scatolari e realizzati con tecniche prefabbricate che consentono di non interrompere l'utilizzo della ferrovia, che peraltro è realizzata in modo tale da fare il doppio binario che è previsto per il collegamento con l'aeroporto. Tutto questo viene realizzato in 218 giorni, quindi abbastanza veloce come tempistica. E mi pare che l'impresa stia veramente marciando con tempi molto veloci per andare avanti con i lavori. L'impresa aggiudicataria della gara che sono è un'azienda viterbese di Bagnaia, però, il rispetto della trasparenza e di tutte le norme che esistono in questo paese, siamo contenti ancora di più perché è un'impresa locale. Questo mi pare che in sintesi colga un po' la dimensione. Sì, te l'ha detto tutto te. No, i soldi erano quelli dei soldi che erano fermi lì purtroppo da tanti anni, anzi da troppi anni. Siamo riusciti, quando questo era un finanziamento che arrivò con la giunta provinciale Marini 2, diciamo, la seconda negli anni 2000, e erano destinato a strutture di collegamento a servizio dell'aeroporto, per cui anche utilizzando l'emendamento, sapendo che c'era l'emendamento approvato dai consiglieri Gilli e Parroncini in regione e c'era questa possibilità di questi finanziamenti fermi che erano fermi da tanti anni, quando siamo subentrati, siccome sapevo a conoscenza di questi fondi, l'accordo con Meroi e con il sindaco, abbiamo deciso insieme di fare un'opera congiunta perché altrimenti era un milione che rischiavano di rimanere lì perché non si trovava mai con le precedenti amministrazioni la disponibilità unanime, diciamo, a spendere sulla stessa opera. Questa ci è sembrata al primo momento l'opera che andava fatta. Quindi dopo pochi mesi abbiamo dato subito la disponibilità al sindaco e devo dare atto che insomma in questa opera la collaborazione comune provincia regione è marciata perché siamo già, voglio dire, all'apertura del cantiere, dopo 218 giorni saremo alla chiusura della prima opera.
credo che insomma quella cosa che abbiamo fatto con il finanziamento del CRUST si sia dimostrato un'intuizione assai utile per il territorio. Insomma, adesso abbiamo già chiesto, ci sono altri fondi fermi per le progettazioni, se riusciremo, come credo, a utilizzare anche gli altri fondi per la progettazione, di sbloccare una serie di opere che sono previste su Viterbo. È importante, soprattutto in questo momento, dare via un'opera così, insomma, che diciamo, mette in moto risorse consistenti, in un momento anche di crisi dell'economia, insomma, serve un po' a muovere il settore. La parte regionale risale un po' più, come ha detto il sindaco Marini un anno e mezzo fa, era, mi ricordo, assessore a Torre. Sì. Però l'iniziativa fu mia, sì, e di era la precedente amministrazione, l'ultimo anno della amministrazione regionale. L'iniziativa fu mia e di Gigli, dopo aver parlato con gli operatori qua del Poggino, Ciprovit, che chiedevano un collegamento tra l'area del Poggino e la Teverina, proprio per diciamo, alleviare il traffico sulla Teverina e sulla Cassia, perché oggi diciamo è una cosa un po' preistorica che deve passare dalla Cassia alla Teverina attraversare diciamo Viterbo, il centro di Viterbo. E quindi ecco, abbiamo dato impulso a questo finanziamento, poi naturalmente il Comune di Viterbo ha fatto tutte le procedure necessarie. Vedo con piacere che la provincia e il comune hanno cofinanziato quei primi 500.000 euro ed oggi ecco, c'è la possibilità di avere un collegamento moderno, diciamo, avanzato rispetto a una zona che ormai è il cuore economico di Viterbo, che attività industriali, attività commerciali, attività artigianali si sono concentrate qui. Questa è la vera zona industriale e commerciale di Viterbo, tra l'altro ha bisogno anche di una ulteriore riqualificazione urbanistica che si pensava con l'avvento dell'aeroporto diciamo di completare, però ecco, questo è il primo passo per una riqualificazione più complessa. Io ritengo che così aiutiamo anche l'economia del commercio, l'economia dell'industria. Forse negli anni passati Viterbo ha avuto troppi insediamenti, come dire, industriali, no? Forse conveniva magari concentrare di più qua, che si presta anche dal punto di vista urbanistico, logistico. Così ecco, si punta di più su un'area di grande pregio economico. Quindi ecco, io ho partecipato, ringrazio il sindaco Marini per l'invito, insomma, abbiamo dato il nostro modesto contributo a questa opera, diciamo, di area ma anche economica per l'intera città. Assessore, ti dovrai gestire i 200 e passa giorni, prego. Che ce l'ha con me. Vedi di essere puntuale, vai. Ma fa ben sperare, come ha detto l'ingegnere, che l'impresa già viaggia anche più veloce del giusto, per cui penso sicuramente i giorni saranno sicuramente meno. Ci troveremo sicuramente a settembre, ottobre qui per il naturale, quindi per passare la macchina sopra. Io penso che adesso sia più opportuno spostarci sopra 200 manifesti attaccati che riescano a fare delle foto un po' più sensibili di quello che si riesce a capire qui sul posto, che ancora non è ben delineato. Perché noi stiamo qui tutti i giorni, il cantiere siete bene, lì passa la nuova mamma gialla, lì verrà il ponte, però per chi così arriva oggi vede sì il cantierino in essere, ma da su riusciamo a fare qualche foto di quello che sarà anche dello scatolare, che è veramente molto bello. Il collegamento è un collegamento importante, nel senso che è progettato anche in previsione dell'aeroporto, quindi naturalmente non è un ponticello, è un ponte che ha una grande valenza anche per la viabilità, quindi diciamo che mettendo insieme queste tre istituzioni e i fondi messi a disposizione da queste tre istituzioni siamo riusciti a fare non un progetto che poteva essere dimensionato come lo spostamento soltanto del passaggio a livello, c'è qualcosa di più importante e credo che, come diceva anche sia il consigliere regionale sia l'assessore Santucci, credo che sia un'opera che va oltre quello che è la viabilità che ci può migliorare la situazione di queste due entità. Cioè, io credo che possa veramente anche essere un'operazione di rilancio anche di questa area artigiana e industriale. Sulla strada mille miglia,
cosa. Cioè, facciamo una scena. Poi tu sei già stato un altro. Adesso si fa questo pezzo qui solo. La rotatoria a che altezza va? Qua? Qui. La strada senza là. Ah, là, la calcio. Ah, quindi è preso pure la calcio su, eh? No, la teoria del Salvatore, questa che è una cosa. Dopo la teoria. No, ecco, deve essere il 4-1. Passare è stata privata, c'è pubblica. Per passare al comune c'è.